passaggio delle classi di percussioni della sezione A e B. Avete già ascoltato la prima A e prima B esibirsi con il brano di apertura composto dal professore Spagnoli per l'occasione. Vi chiedo un altro applauso per la prima A e prima B. Chiuso Giovanni. Costantino Giovanni. Faenza Andrea. Giuliani Martina. I partiti Nicolò. Olivieri Nicola. Penal Barca Gabriele Francesco. Russo Domenico Pio. Scudieri Sebastian. Valente Mattia. Questo concerto ci dà l'occasione di esibirci i brani musicali che abbiamo preparato con cura durante l'anno scolastico. Oltre ad ascoltare le performance di musica d'insieme delle classi prima A, prima B, seconda A, i ragazzi della terza B, a conclusione del percorso scolastico, eseguiranno dei brani solistici che spazieranno dal genere classico e quello della musica contemporanea. Vi faremo ascoltare brani di diverse culture e tradizioni. Sarà un vero viaggio musicale attraverso il mondo. La prima solista ad esibirsi questo pomeriggio è Giannone Daphne. Daphne suonerà allo xilofono il celebre Cancan di Offenbach. Il brano in questione fa parte dell'opera Orfeo all'inverno, composta da Jack Offenbach nel 1858. Il Cancan è una delle parti più famose dell'opera ed è un vivace e festoso balletto che rappresenta la celebrazione della vita e della gioia di vivere. Il ritmo veloce e allegro del brano, insieme ai suoni brillanti dello xilofono, ne fanno una composizione molto divertente ed energica. Ecco a voi Daphne con il Cancan. Thank you.
Continuiamo con l'esibizione di musica da camera della Seconda A con Augello Andrea Rocco. Rosso Francesco. Vi faranno ascoltare un brano composto da Michael Merkis dal nome di Equality. Il brano presenta un'atmosfera enigmatica e suggestiva, basata su un motivo modale ripetitivo. L'effetto complessivo è quello di creare un ambiente misterioso e sospeso che sembra evocare immagini di luoghi lontani e sconosciuti. Buon ascolto. Thank you.
con Rich Andrea di terza B. Andrea suonerà allo xilofono il celebre brano di Mozart, Alla Turca. Questo brano è parte della sonata per pianoforte numero 11 in La Maggiore, composta da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1783. Alla Turca è il terzo e ultimo movimento della sonata ed è caratterizzato da un ritmo incalzante che ricorda le musiche turcheggianti dell'epoca. Buon ascolto. Continuiamo con Lombardi Mario. Mario suonerà per noi un meraviglioso arrangiamento per vibrafono del brano Happier di Marshmallow e Bastille. Happier è un brano popolare del 2018. L'arrangiamento per vibrafono sfrutta gli effetti del pedale del vibrafono per creare un'atmosfera complessa e coinvolgente. Buon ascolto! Thank you.
Mogen Andrea Rock. America Andrea. Pensato Patricio. E Rosso Francesco. Insegnando l'inglese con quelle melodie didattiche per ragazzi, ascolterete Modern Polka, un arrangiamento vivace e moderno che unisce la tradizione della polka con le sonorità contemporanee, miscelandoli a suoni esplosivi e coinvolgenti. Buon ascolto. Ship of You è un brano che unisce elementi di musica pop, dance e R&B, creando un sound innovativo e coinvolgente. Ecco a voi Anachele Di Carlo con Ship of You. Buon ascolto. Thank you.
Italia, un arrangiamento per vibrafono del brano Another Love di Tom Model. Questo brano è stato pubblicato nel 2012. A Tom Model ha scritto la canzone quando aveva solo 17 anni, ma l'ha registrata e pubblicata solo a 22 anni. Inoltre la canzone è stata usata in numerose serie televisive e film, tra cui The Fountain, Our Stars e Grey Anatomy, aumentando ulteriormente la sua popolarità. Buon ascolto. Thank you.
Continuiamo con il gruppo della seconda A, costituito da Augello Andrea. La medica Andrea. Pensato Beatrice. E Russo Francesco. Ascolterete un altro brano di Jet Bomoff dal titolo Along Hawaii. È un brano che evoca la sonorità della musica di hawaiana, caratterizzata da melodie dolci e armonie evocative, che fondendosi perfettamente tra loro, creano un sound etereo e sognante. Immergiamoci nell'atmosfera suggestiva dell'isola di Hawaii e buon ascolto. Riprendiamo con Mille Luana Raffaella. Raffaella ci farà ascoltare un arrangiamento per xilofono del brano Friends, di Marshmallow e Adamari. Questo brano è stato rilasciato nel 2018 ed è diventato un grande successo, raggiungendo la top 10 nella classifica di molti paesi. L'arrangiamento che ascolteremo oggi cattura l'essenza della canzone originale, utilizzando il suono unico dello xilofono per creare un'atmosfera coinvolgente e simpatica. Buon ascolto. Thank you.
Dorian. Lorenzo alla batteria suonerà Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys. La canzone celebra la città di New York, la sua energia, la sua diversità e la sua cultura ed è diventata un inno non ufficiale della città. Empire State of Mind presenta un beat di batteria incisivo che sottolinea il ritmo pulsante della canzone. Lorenzo creerà variazioni sottili ma efficaci nel ritorno per mantenere sempre alta l'attenzione di voi ascoltatori. Buon ascolto. Pubblicato nel 2003, il brano è stato reso celebre anche dalle tifoserie della Coppa del Mondo 2003. Il brano è stato reso celebre anche dalle di calcio del 2006, che hanno creato un coro di sostegno usando la sillaba onomatopeica po-po-po, che riproduce il suono del basso elettrico. Ecco a voi la seconda e ritmo coinvolgente di Seven e Nation Army. Buon ascolto. Thank you.
Proseguiamo con la prima A e prima B, che dopo aver rotto il ghiaccio vi farà ascoltare un famoso brano tradizionale. Vi ripresentiamo Io so Giovanni. Costantino Giovanni. Faienza Andrea. Giuliani Martina. Libertini Nicole. Olivieri Nicola. Pierambalca Gabriele Francesco. Russo Domenico Pio. Scudieri Sebastian. Valente Matteo. Suoneranno per noi Twinkle Twinkle Little Star, sebbene questo brano sia spesso associato ai bambini, ha una storia molto interessante. È una melodia che risale al 1700 ed è stata scritta dal compositore francese Jean-Philippe Rameau. In seguito, la melodia è stata utilizzata come base per una serie di variazioni e arrangiamenti da Wolfgang Amadeus Mozart. La canzone è diventata molto popolare nel XIX secolo, in particolare negli Stati Uniti, dove il testo Twinkle Twinkle Little Star è stato aggiunto alla melodia. La classe, con l'aiuto del prof Spagnoli, ha creato una versione unica di Twinkle Twinkle Little Star, nella quale la melodia verrà scambiata tra i vari strumenti, per creare un effetto divertente e imprevedibile. Buon ascolto! Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Anche quest'anno ce l'abbiamo fatta a fare il saggio dall'inizio alla fine senza intoppi. Volevo ringraziare voi tutti per la pazienza, i vari impegni che vi diamo, ma penso che il risultato si veda, diciamo, penso che vi piace il risultato finale di tutti questi impegni. Volevo lasciare un attimo la parola al preside. C'è da dire qualcosa in più, altrimenti. Velocissimo, innanzitutto mi scuso perché sono arrivato in ritardo, perché stiamo facendo dei lavori alle Migliorigi, c'è stato un problema, diciamo, abbastanza serio, per cui sono dovuto stare là. Come diceva il professore, siamo tutti contenti alla fine poi di questi piccoli sacrifici, di questo impegno, di avere questi risultati. I risultati sono soprattutto dal punto di vista proprio della formazione della persona umana, perché vedere questi ragazzi che fanno queste cose significa che il principio della Costituzione, che dice ognuno deve contribuire al progresso materiale e spirituale della società, questo principio noi con questi ragazzi lo raggiungiamo, giusto? Questa sera siamo convinti che in effetti queste saranno persone
che contribuiranno, ripeto, al progresso materiale e spirituale della società. È un compito questo, quello di formare la persona, molto impegnativo. Noi il nostro mestiere lo facciamo ogni giorno, chiaramente ogni giorno lo fate anche voi a casa. E molte volte siamo un po', diciamo, abbiamo poca fiducia in questo compito, perché a volte questi ragazzi ci danno dei problemi, come li danno a scuola, li danno anche a casa. Però non dobbiamo desistere, perché se molliamo ci sono delle tante altre forze molto più forti della scuola e della famiglia che vogliono che le persone non siano quelle che contribuiscono al progresso materiale e spirituale della società, ma sono quelle, vogliono delle persone che distruggono la società, quindi che vogliono dei comportamenti distruttivi da parte dei vostri figli, futuri cittadini. Come Stato, noi siamo lo Stato, la scuola è dello Stato, lo Stato è interessato a formare dei cittadini, esattamente come con la stessa forza con cui voi siete interessati ad avere dei buoni figli. Quindi detto questo, ragazzi, adesso mi rivolgo anche un po' a voi, ho fatto un discorso un po' complicato, ma spero che abbiate capito che molte volte quando fate arrabbiare il preside che deve venire nelle classi, diciamo, non è una cosa positiva, va bene? Quindi qualche volta sono venuto, oggi, questa sera dovete comportarvi esattamente come avete fatto questa sera, dovete dare dimostrazione di essere delle persone costruttive, appunto, non distruttive, va bene? Allora, quindi questa sera siamo tutti molto felici, molto contenti, tra l'altro un programma ricchissimo, molto articolato. Va bene, io mi sono perso un solo pezzo, se... Non è male, è più un pezzo. Se lo riuscite a fare, così facciamo anche il preside. Fate il primo bravo, ragazzi di prima. Lo vuole sentire il preside? La professoressa? Dai, posizionatevi. Posizionatevi. Facciamo fare pure po 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 alla seconda, vai seconda, po 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 come lo chiamate voi. Thank you.
Allora, come vi dicevo, la terza vuole fare un fuori programma e vuole salutare l'auditorio, un robotto, quindi vuole suonare un pezzo rumoroso, ben organizzato, rumori ben organizzati, ma comunque rumoroso. Vi salutiamo con questo brano e ci vediamo l'anno prossimo per la prima e la seconda, per la terza se volete passare, siamo qua. Buon ascolto.